fuori, bella dentro. Così potevamo definire la mai compresa BMW serie 5 GT, quella che ancora oggi quando ci passa accanto ci giriamo non certo per la grande bellezza che emana. Ed ora il concetto, anche se nettamente migliorato, si ripete in formato ridotto per la serie 3 GT, la via di mezzo tra berlina e station wagon, che assicura indubbiamente tanto spazio in più a bordo, ma si appesantisce nelle forme, andando a perdere gran parte del fascino acquisito dalle sorelline. Non è bella, ma almeno pratica e comoda dietro, per i passeggeri che possono viaggiare coccolati come in un salotto, a patto che siano solo due però, perché chi sta al centro è penalizzato dal tunnel alto. Se paragonata alla serie 3 Touring, risulta più lunga, più alta e con un bagagliaio più capiente. Da dietro si riconosce anche per lo spoiler che fuoriesce alla velocità di 110 km/h e rientra sotto i 70. Il motore più adatto al nostro mercato è il 2 litri turbo diesel Euro 6 da 184 cavalli, che assicura consumi contenuti e prestazioni da sportiva. 8 secondi per passare da 0 a 100 e 230 km/h di velocità massima. Per la modalità di guida si può scegliere tra Eco Pro, Comfort, Sport e Sport Plus, che modificano sia la risposta del motore che l'assetto della vettura. Su strada la serie 3 Gran Turismo va condotta con dolcezza, piuttosto che eccedere tra le curve, con il cambio a doppia frizione ad 8 rapporti che asseconda fluido e silenzioso una guida rilassata. Questo è il modo migliore per assaporare al meglio la sua pratica bellezza.